Lei aveva la forza ancora di parlare, ha trovato la forza di parlare e abbiamo parlato, come si è sempre fatto. E ho detto a Rita che chiedevamo insieme a Dio che ci dia una bella pedata per andare avanti. Sono le ultime parole che Rita Borsellino aveva scambiato con Don Ciotti per telefono poche ore prima di spirare. E Don Ciotti, nel giorno dei funerali, vuole ricordarla così, l'amica, la compagna. Fu lui a coinvolgerla nell'avventura di Libera. Era il 1994. Lei non amava le parole, le false promesse, le semplificazioni. Amava i fatti. E il miglior modo di ricordare è fare fatti. Un punto di riferimento per Palermo, per la Sicilia e non solo, prima di tutto per la sua famiglia. Grazie nonna, ci ha insegnato il perdono, ti voglio bene e ricordo al presente della nipote Chiara Corrao. Folla e commozione ai funerali della sorella del giudice antimafia nella chiesa del Don Orione a Palermo. Rita è donna che ha scrutato la storia, libera da ogni condizionamento di parte, sono le parole dell'arcivescovo Don Corrado Lorefice durante l'omelia. Una storia, prosegue, che ancora mille dubbi si porta, mille domande. E che lei ha continuato a chiedere sino alla fine, commosso il ricordo di Vincenzo Agostino, il padre del poliziotto Antonino, ucciso a Villa Grazia di Carini il 5 agosto del 1989. Oggi abbiamo visto quelle persone che ci davano la pacca sulla spalla, la maggior parte di queste sono corrotte, la maggior parte di queste non sono degne di stare sulla terra. L'ultimo messaggio, accompagnato da un lunghissimo applauso in una chiesa gremita, è quella del figlio di Rita Borsellino, Claudio. Zio Paolo diceva sempre che ognuno di noi deve fare qualcosa, ognuno per quello che può e per quello che sa. Mamma ci ha insegnato come si può fare. Vi chiedo, uscendo da qui, di prendere lo stesso impegno, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa.